Ciao, oggi mi trovo in un punto vendita hobby per realizzare uno sgabello porta piante. Se vuoi replicare il progetto trovi l'elenco dei materiali e le fasi di lavorazione sul sito di Hobby Italia. Per cominciare traccio delle linee da questo bastone di diametro 28 mm per tagliare tre pezzi uguali da 30 cm. Ora con questa sega manuale e questa dima taglio i tre pezzi. Ora faccio un preforo su una estremità dei bastoni per poi avvitare una vite. Il preforo lo faccio in modo che il bastone non si spezzi in due. Per fare il preforo utilizzo una punta da 2 mm, leggermente più stretta della vite che poi andrò ad avvitare. Lascio le viti sporgenti in modo tale che si ancorino per bene all'interno del cemento. Ora preparo il cemento mescolandolo assieme all'acqua in proporzione 1:1. A questo punto immergo i bastoni che ho preparato in precedenza posizionandoli nel fondo a 3 cm dal bordo e nella parte alta invece li vado ad appoggiare. A questo punto metto da parte il progetto e lo lascio asciugare per 2 giorni. Ecco il progetto completato, ora prova a replicarlo anche tu. Se ti è piaciuto questo video e vuoi vederne molti altri, iscriviti al canale YouTube di Hobby oppure visita il sito di Hobby Italia.